diverso. Qualcuno ci dice, ma come mai a Monteforte riuscite a far venire tanta gente, 18-20 mila, tra i due giorni che organizziamo sabato e domenica? Io penso che il segreto nostro è stato quello che abbiamo detto anche prima, dell'ospitalità, dell'accoglienza. Ovviamente abbiamo sempre cercato di fare il massimo come organizzatori, però dobbiamo ringraziare ogni anno quei 700-800 volontari, quando dico volontari, dico quelli che fanno i volontari gratuiti, vero? Che non solo per quel giorno, ma una buona parte del loro impegno annuale lo danno per questo evento. Quindi li ringraziamo fin adesso per l'aiuto che ci danno. I numeri, solitamente noi iniziamo il sabato con la marcia verso il Rito dei Bimbi, che facciamo praticamente, che è aperta tutto il cuore del Veronese. Sono solitamente 2.000-2.500 ragazzi delle scuole che vengono qui alla mattina a fare una marcetta, però è dato anche e soprattutto a una... E quindi lo facciamo per beneficenza, anche perché siamo legati molto ai padri italiani che offrono soprattutto nei paesi asiatici, quindi avevo dato sempre una bella mano a questi camigliani che offrono soprattutto sul campo della salute. Al venerdì 16 di gennaio faremo qui in questa sala un convegno ad alto livello con dei partecipanti, con dei relatori veramente eccezionali, cominciando dal Pontificio Consiglio del Vaticano, con Monsignor Augusto Kendi, su un tema che a noi qualcuno ci riguarda, che è invecchiare in salute e dignità. Questo lo sappiamo bene, che è un tema che è molto attuale, anche perché adesso si invecchia diversamente, l'individuo lavora non più fino a 60 anni, ma deve lavorare 70 anni con tutte le regole che ci hanno messo tra i raggi della bicicletta, esatto, chi ha fortuna di avere un lavoro. E quindi faremo questo convegno. Al pomeriggio di sabato facciamo una bella iniziativa che si chiama Passi del Tempo, una marcia guidata fra Monteforte e Soave, con la partecipazione ovviamente di 200-300 persone, ma il club è alla domenica con la moto portiana non competitiva, e siamo su numeri di 14-15-16 miglia, secondo il tempo non competitivo. E poi abbiamo la maratonina Falconeri, che lì puntiamo sulla presenza di 2.000 atleti, e la novità che da 3 anni portiamo avanti è l'ecomaratona Cimbus, con 600-700 partecipanti. Al pomeriggio si concluderà questa kermesse sportiva con il circuito nel centro di Monteforte, con la Monteforte Naturale, lì avremo gli atleti di sicuro valore, preceduta poi da un campionato di ragazzi fino alle scuole medie che si daranno battaglia per vincere il trofeo Pedro. Quindi tutta una serie di manifestazioni, abbiamo i volantini, potete leggerli. Quindi in totale avremo 20.000 presenze che ci gratificano da questo impegno che, ripeto, da 40 anni portiamo avanti con grande passione e con grande entusiasmo. Siamo partiti 40 anni fa dicendo facciamo una piccola marcia per la sacra. Allora, ti spiego che la prima manifestazione che abbiamo organizzato nel 1986 è nata per la manifestazione del 30 anni della vittoria del 75, abbiamo fatto una staffetta da Campo Fontana a Monteforte e avevamo in mente di fare una maratona da Campo Fontana a Monteforte. E ci ho scritto, ho detto, perché non facciamo una piccola marcia della sala di Sant'Antonio, tanto da Pazzi di Occia, ed è nata la Montecortiana. Prima edizione, volantino che diceva chiudiamo 1.000 persone, sono state 4.500. E da lì siamo cresciuti fino ai livelli di quest'anno. Grazie ancora, spero che le classifiche siano arrivate intanto, e ringrazio della pazienza che mi avete ascoltato.